rientra nell'ambito di un giro che stiamo facendo come Commissione Anticamorra, ormai siamo attivi già da più di un anno, abbiamo raggiunto diverse amministrazioni comunali, abbiamo deciso di uscire dal palazzo e raggiungere tutti i luoghi in qualche modo che sono raggiunti da atti di intimidazione, situazioni che possono comunque destare preoccupazione per la buona condotta delle amministrazioni comunali. Abbiamo già avuto modo di raggiungere comuni come quello di Boneo, un piccolo comune della provincia di Benevento in cui il sindaco era stato oggetto di atti intimidatori. Oggi siamo qua per stare non solo manifestare vicinanza alle amministrazioni che vivono questo stato di disagio e di profonda preoccupazione, ma per capire un po' quale può essere il ruolo del Consiglio regionale e dell'istituzione regionale nel portare vicinanza alle amministrazioni comunali. È nostro dovere cercare di ricucire quelli che sono stati un po' i nodi che non si sono concretizzati nei passati anni. C'è troppa distanza tra le amministrazioni comunali, le amministrazioni centrali e quelle che sono un po' quelle intermedie, come può essere quella della regione. Oggi siamo qua per capire un po' quale può essere il ruolo della regione e quali possono essere gli aiuti che noi possiamo portare concreti agli amministratori locali.